Normalmente con l'età è la memoria a non tenere il passo. Gli occhiali non riesco più a trovare, ma è inutile cercare perché ce li ho già addosso. Metto la giacca. Rodolfo Laganà in Nudo Proprietario 2.0. Dopo il grande consenso di pubblico e critica, torna in scena al Salone Margherita di Roma Rodolfo Laganà con lo spettacolo Nudo Proprietario 2.0, che ha appassionato centinaia di spettatori e che ha segnato un sold out dopo l'altro. Beh, cioè, ci sono un paio di monologhi nuovi, nuovi sempre di repertorio, poi c'è un pezzo musicale diverso, insomma, lo spettacolo diciamo sostanzialmente è quello, però c'è una novità anche nei ritmi, nel linguaggio. Tipi di dieta pure. Faccio la dieta zone e ste zone me le sono sistemate proprio bene. Nudo Proprietario 2.0 è un mix di comicità, romanticismo, irrazionalità, tanta musica, ma soprattutto un Lagonà disposto a mettersi completamente a nudo per il suo amato pubblico. Beh, lo spettacolo è una grande riflessione sull'età, sostanzialmente è quello. Sulla soglia dei miei 59 anni ho fatto anch'io delle riflessioni. Sono in scena con me e due neuroni che mi sono rimasti, oddio, il neurone della memoria e quello musicale interpretato da Roberto Giglio e da Gianni Quinto. È uno spettacolo, è uno show di riflessione, sempre sdrammatizzando, insomma, seguendo comunque la mia caratteristica. Credo che la gente abbia apprezzato questo, insomma, è uno spettacolo che sta andando molto bene, già il secondo anno che lo riprendiamo, dove siamo stati abbiamo fatto sempre sold out, come si dice, tutte le sere, quindi siamo solo che contenti. Affiancato in scena dai suoi unici neuroni rimasti, quello della memoria Gianni Quinto e quello della musica Roberto Giglio, Rodolfo Laganà si confronta con se stesso e apre una divertentissima parabola che comprende il rapporto con il sonno, con il sesso, con la politica, con gli altri. Ma il mio obiettivo personale è la conquista della serenità, che è quello che mi interessa di più. Per quanto riguarda il lavoro, cercare di andare sempre avanti e di migliorare sempre e di avere tutte le possibilità che questo mestiere ti offre e poterle fare serenamente. Di soia al cioccolato, ma vedi, qua c'è un filetto di tre cornetti. In questo personale viaggio che Laganà fa sull'età non mancheranno musica, battute irresistibili, atmosfere surreali e dissacranti in cui ridere e riflettere di un uomo che, parlando della sua età, parla di una generazione che per dire ancora la sua è costretta ad adeguarsi al cambiamento, al ritmo, alla velocità, al multimediale, a Facebook, alle tessere del bancomat, alle odissee nel traffico sempre di fretta. Ciao, sono Rodolfo Laganà, vi aspetto al Teatro Salone Margherita dal 19 fino al 28. Venite, vi aspetto. Ciao, Rete Oro! Tempo scaduto, tessera ritirata. E comunque il gol di Cavallante era da annullare.